Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Io sono Adriano e cucinerò tre ricette alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Oggi preparerò gli gnocchi di patate al sugo, ma inizio adesso a farli. Ciao! Allora, ho pelato 500 g di patate, metto un goccino d'acqua, apro con la pellicola, metto in microonde per 8 minuti. Allora, accendiamo il fornello, mettiamo una padella, olio di soia, due spicchi d'aglio in camicia, frullato un po' di pelati con basilico fresco, sale e olio. Messo il sugo dentro la padella dove c'è l'aglio e lo facciamo cuocere per un quarto d'ora. Intanto le patate sono cotte, le schiacciamo con lo schiacciapatate. Date sempre attenzione quando togliete la pellicola perché esce il vapore che è bollente, quindi state tanto attenti. Mettiamo un bel pizzico di sale e continuiamo a schiacciare. Ora a questo mezzo chilo di patate aggiungiamo 150 g di farina, andrà lavorato caldo. Aggiungiamo la farina, 150 g. Ok, iniziamo a lavorare le patate con la forchetta, così. Ora iniziamo a lavorarlo sul banco. È bollente, eh? Attenzione, perché è veramente caldo. Ora togliamo un pezzo di pasta, facciamo un cordoncino. Fatelo sottile. Dipende da come li volete. Allora, se li volete un po' grossi, un po' grandi, li fate un cordone grande. Guardate. Vedete? Ecco, ora taglio il cordoncino a con pezzi di 1 cm. Ho infarinato il banco da lavoro e poi vi faccio vedere come faccio gli gnocchi, perché a me non mi piacciono solo così. Io devo fare i rigatti e preferisco. È una cosa velocissima. Ok, guardate, io sto usando questo, ho già fatto qualcuno, sto usando questo, faccio così. E gli faccio rigatti. Spengo il sugo che ormai è pronto. Continuiamo a fare questi. Spostateli con le dita, con le punte delle dita.
È una cosa velocissima, guardate, se voi li sporcate un po' di farina, non si attacca neanche a questo. Verranno morbidissimi. Ricordatevi che questi quando vengono a galla sono pronti. Sono veramente buoni, anch'io li stavo desiderando, a dire la verità. E quindi li ho fatti. Spostiamo così. Ok, e finiamo di fare la pasta. Eccoli qua. Pronti, questo è mezzo chilo di pasta. Riempio una pentola d'acqua, facciamo bollire l'acqua. Ecco qua, ora l'acqua bolle, metto il sale, inizio a mettere i nostri gnocchi di patate. Quando galleggiano sono pronti. Ho acceso adesso di nuovo il sugo, perché poi li butterò dentro al sugo. Ecco qua, li ho messi dentro al sugo, ora li mescolo. Li facciamo andare 2-3 minuti. Voi, guardate che meraviglia. Ora in piatto assaggio. Qua, bellissimi e buonissimi sicuramente. Sono spaziali. Buoni. Mettete il formaggio, quello che vi piace di più. Sono veramente buoni. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettetemi qualche commento. Sono morbidi, sono buoni, facili e veloci. Ciao!